C'è decisamente qualcosa di strano. Nessuno, eccetto il nucleo centrale di organizzazione della Lega, ha accesso libero alla sala degli arazzi. Per tutti i cittadini c'è bisogno di una richiesta scritta che l'NCO deve approvare. Ma qui non c'è niente. Eppure, durante l'inaugurazione, il mio sistema di controllo ha registrato un ingresso in sala. Di chi? Approvato da chi? In quell'edificio non ci sono telecamere. Il governo ha vietato la modifica strutturale di un edificio così storico. Ma dobbiamo scoprire subito chi è stato. Qualcuno di noi sta agendo di testa propria senza consultare il resto del nucleo centrale. E il fatto che ci sia di mezzo la sala degli arazzi è preoccupante. Secondo i miei calcoli, se Sofano scoprisse tutto questo, la sua felicità calerebbe di almeno 50 punti. E sempre secondo i miei calcoli, tu sei la persona più indicata per aiutarmi con un po' di indagini sottobanco. Ho bisogno di un alleato che non violerebbe mai le regole e che detesta chi lo fa. Il tuo profilo ha una corrispondenza del 100%. Che tristezza! Ako, riproduci Despacito. Non credo di aver capito. Stavo solo sdrammatizzando, piccoletto. Allora, hai già qualche indizio? Qualche sospetto? C'è un profilo sospetto al 70,8%. L'unico essere sempre rimasto in disparte durante l'inaugurazione. Qualcuno che è sempre sfuggito ai miei calcoli. Ho sempre desiderato essere come il presidente Rose. Rispettata, apprezzata, famosa, amata. Una persona sulla quale gli altri possano contare. E perché no? Persino aspirare a divenire. La mia famiglia, proprietaria del franchise di Pokémon Market della regione, come sa, è sempre stata ricchissima. Qualcuno dice che i soldi possano comprare tutto, ma di sicuro non riescono ad acquistare la stima degli altri. Per la gente sono solo una delle tante ragazzine benestanti nate nell'agio, ma io valgo molto più di questo. In principio ho provato la via dell'allenatrice, ma è chiaro che non facesse per me. L'anno scorso, dopo aver ottenuto le prime due medaglie, sono stata battuta e umiliata alle porte di Steamington. Ricordo ancora le sue parole. Torna a giocare con le bambole. Questo mondo non ha tempo per i rammolliti agiati come te. In quel momento ho pensato davvero che non ci fosse altra strada per me. Che avrei dovuto vestire i panni di un'impersonale imprenditrice per il resto dei miei giorni. Ma poi è successo. Il presidente Rose è stato arrestato e la vecchia Lega Pokémon è caduta. Dandel si è ritirato dalle scene e ha aperto la sua torre lotta. Per il popolo è stato un trauma, ma io ci ho visto una ripartenza. Il mio momento di gloria, come promotrice di una nuova Lega. La mia possibilità di mostrare al mondo che valgo più delle mie ricchezze. Che so regalare felicità e, perché no, che sono nata per essere una star, non un'amministratrice. I miei genitori hanno bollato l'idea di creare una nuova Lega come una perdita di tempo, come soldi buttati. Perché il mio dovere è di ereditare il loro impero economico. Ma io so che non è così. Lei è un nostro amico di famiglia, mi ha vista crescere e sa di cosa sono capace. Mi aiuti a realizzare il mio sogno. Mi aiuti a rendere tutti più felici. La prego, signora. Perché ha finanziato il progetto della signorina Safran? Che vantaggio del 100% ha trovato nella sua proposta? Non lo capisco. Odio non capire. Farò le mie ricerche e ti farò sapere. Per esperienza, i ricconi che di punto in bianco investono su qualcosa di nuovo nascondono sempre del marcio. Toon Gamer, giovane allenatrice e campionessa di un vecchio torneo amatoriale. Dici di avere dei grandi segreti, ma sicuramente saranno nulla in confronto alle imprese del maestro Mastart. Non vorrei farti tremare di paura, ma una volta il maestro ha trovato un Mew sotto un camioncino rosso che è riuscito ad alzare solo con un dito. Immagino che tu non ci creda, non lo fa mai nessuno. Lascia che ti aiuti a trovare la fede. Ti mostrerò la potenza del dojo!
Maestro Mustard, non sono degno. Provvederò a flagellarmi con le liane del mio Venusaur per aver comunque perso due Pokémon durante l'incontro. Oh, sì, Venusaur! Stringimi ancora! E questo scontro conclude la prima competizione della nuova Lega. Grazie a tutti i partecipanti per essersi collegati. Sì, sì, certo, ho capito. Questa proprio non ci voleva, eh?